Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, Motorphone TV. Oggi siamo con Alessandro Micali per la presentazione dell'Andrea Moda S921 virtuale, ovviamente, realizzata da ASR Formula. Benvenuto Alessandro e grazie per aver accettato il mio invito. Ringrazio a te, per me è anche un onore fare questa intervista insieme a te. Da cosa è nato il tuo interesse per il team Andrea Moda Formula? È una passione recente? Allora, io penso innanzitutto che la Formula 1 e tutto ciò che è Formula 1 è il mio interesse. Nello specifico, credo le Formula 1 storiche degli anni 90, quindi in un certo senso anche l'Andrea Moda fa parte di questa mia passione. Devo dire, ad essere onesto, la passione per l'Andrea Moda Formula è anche un po' cresciuta grazie a te per le interviste che ho visto sul tuo canale, fatto ai diretti interessati, quali il fratello di Sassetti e il simpatico meccanico Claudio. Questo, insomma, ha accelerato un pochettino di più il mio interesse per questa scuderia. Anche se, ripeto, tutto ciò che è Formula 1 anni 90 è sempre stato di mio grande interesse, nonostante le performance dell'Andrea Moda, era comunque una macchina molto bella che mi aveva anche colpito all'epoca. Parliamo un po' di ASR Formula Team. Sì. Di cosa si tratta più in dettaglio e qual è il tuo ruolo nel progetto? Allora, ASR Formula è il nome che ho dato a questa mia, diciamo, attività creativa. ASR Formula è un hobby, sostanzialmente. È un hobby che parte da molto lontano. Devo dire che è un'unione di tante cose che fanno parte di me. Io sono sostanzialmente, oltre ad essere un appassionato di Formula 1, sono un grafico pubblicitario, perché mi sono diplomato come grafico pubblicitario, quindi amo creare, amo disegnare. E poi, diciamo, c'è anche una sorta, diciamo, di passione di modellismo che avevo sin da quando ero bambino. Quindi ho unito un po' tutte queste cose e ho trovato una mia dimensione creativa che mi appaga e mi appassiona molto. Sul fatto di essere appassionato di Formula 1 posso dire di esserlo sin da bambino, no? Io sono classe 73, credo fosse il 75, avevo appena 2 anni quando ho questo racconto di mio papà che tentava di farmi vedere le partite di calcio. Io non le guardavo, ovviamente 2 anni avevo altro da fare. E invece quando c'era la Formula 1, la domenica si accendeva la TV, rigorosamente TV in bianco e nero, quindi per quello che si poteva capire anche nella TV in bianco e nero, diciamo che ero ipnotizzato davanti a queste vetture che giravano in pista e stavo tutto il tempo lì. Quindi penso che questa mia passione è una cosa innata che ho da sempre, sostanzialmente. 75, che poi erano gli anni di Lauda, Regazzoni. Certo, un bel periodo. Sì, diciamo che vivevo probabilmente quella mia passione in maniera inconsapevole, totalmente inconsapevole. E poi negli anni, diventando sempre più grande, cresceva la consapevolezza. E posso dirti che al di là, diciamo, della passione che uno poteva avere per la Ferrari da italiano, io in realtà notavo altre cose. Notavo le linee delle vetture, che mi piacevano tantissimo, e poi sono sempre stato più che altro un appassionato tifoso del pilota, non tanto della scuderia. Quindi diciamo che queste tre cose sono state un'unione che mi hanno poi portato a sviluppare questo genere di attività. Un piccolo aneddoto, parliamo degli anni, prima degli anni 2000, quindi ancora gli anni 90, quando ancora non c'erano videogiochi predisposti alle modifiche, quindi al modding, non c'era la possibilità di portare una tua creazione all'interno di un videogioco. E
e già io comunque riuscivo, ero riuscito a modificare magari anche solo i nomi dei piloti, qualche cosa su qualche videogioco un po' datato. Poi man mano, quando sono arrivati gli anni 2000, c'era anche internet, sono nate delle piattaforme, dei videogame dove ti permetteva effettivamente di fare anche del modding, quindi modificare in maniera abbastanza consistente il videogioco, e da lì diciamo che è partito tutto. Nel 2007 è stato forse, perché questa cosa la facevo in maniera abbastanza sporadica, invece nel 2007 diciamo che è iniziato un mio percorso un pochettino più costante, sempre più graduale, che mi ha portato dove sono oggi. Non ti nascondo, per me questa è una passione che mi porta via tanto tempo, ma mi dà anche grandissima soddisfazione. E poi negli anni ovviamente sono cresciuto anche dal punto di vista tecnico, no? Imparando sempre di più, perché inizialmente sono nato sicuramente essendo un grafico, mi occupavo più che altro della parte soltanto grafica. Man mano ho imparato a fare tante altre cose, come la modellazione, come la fisica delle vetture, eccetera, eccetera, tutto quello che... Quindi diciamo il mio ruolo è quello di fare un po' tutto all'interno di quello che è la squadra che ho creato. Perché hai deciso di replicare virtualmente il mondiale di Formula 1 del 1992? C'entra anche la presenza dell'Andrea Moda? Allora, intanto non ho solo replicato il mondiale del 92, che ricordo ancora work in progress. Di recente abbiamo terminato la stagione del 91, che anche quella è una bellissima stagione. Per quanto riguarda la 92, posso dire che è il mio anno preferito. Il mio anno preferito, ci sono delle motivazioni. In primis, e quindi c'entra anche in parte l'Andrea Moda, proprio per le linee della sua shape, la sua livrea anche, ma è un po' un discorso generale. Penso che nel 92 si sia raggiunto l'apice della bellezza delle Formula 1, perché ancora nel 91 avevamo scuderie con delle linee ancora concettualmente anni 80, mentre invece nel 92 le vetture avevano sviluppato insomma questo genere di aerodinamica, queste shape molto futuristiche, secondo me. Tu non so se ricordi, faccio un paio di esempi, la Footwork del 92, la FA13, oppure la 190, la Jordan 192, con queste ali di gabbiano, il musetto con l'ala frontale ad ali di gabbiano, con delle forme molto morbide, molto armoniose, ancor più di quelle che erano state quelle della Tyrrell, che aveva appunto ideato questa ala a forma di gabbiano. Quindi secondo me le 92 hanno un concentrato di bellezza, sia dal punto di vista aerodinamico, i colori delle livree, non ne trovo una brutta, e soprattutto è stato l'ultimo anno in cui si sono utilizzate le gomme larghe. L'anno successivo, nel 93, anche se erano delle vetture fantastiche, stonava un po' il fatto di vedere questa gomma un po' stretta. Quindi 92 per me è la mia stagione preferita. Oltretutto poi gli eroi del tempo, il mio mito Senna, piuttosto che Mansell, Alesi, Schumacher, che era l'astro nascente della Formula 1, Patrese stesso, insomma, per me quelli erano i miei eroi di quando ero bambino, quindi la 92 è senz'altro la stagione più bella per me. E l'Andrea Moda faceva parte di questi team spettacolari, perché non scherzo quando dico che era una macchina bellissima. Claudio ha ragione nell'intervista a dire che era molto simile alla Williams, effettivamente, quindi... E in più aggiungo una cosa: nonostante che l'Andrea Moda assomigliasse alla Williams, trovo che in generale tutte le vetture avevano una loro identità, erano tutte diverse. All'epoca gli ingegneri sicuramente avevano la possibilità
di lavorare in maniera più libera, no? Quindi il risultato poi lo abbiamo visto. Sì, sicuramente c'era più spazio per interventi diversi, diciamo. Oggi si copiano un po' tutti, ma sono anche un po' vincolati forse dai regolamenti. All'epoca c'era più libertà. Infatti, prima di addentrarci nella presentazione dell'Andrea Moda S921 virtuale, hai un'immagine o un paio di immagini da mostrare sulla progenitrice, per così dire, della S921, cioè la Coloni C4B, che Andrea Tassetti impiegò nei primi due Gran Premi del 1992. Certo, allora, vi mostro un'immagine della Coloni C4B. Non so se si vede. Adesso sì. Ok, questa sostanzialmente è la Coloni C4 che ho realizzato anche nella stagione 91, quindi mi è stato sufficiente dipingerla di nero con la livrea che avrebbero dovuto usare Alex Caffi e Bertaggia. Poi sappiamo benissimo che questa vettura in realtà non ha mai preso parte al Gran Premio di Formula 1. Oggi so anche il motivo, sempre guardando i tuoi video e quindi avendo avuto la possibilità di conoscere il retroscena del perché questa vettura non ha potuto correre i primi due Gran Premi. Insomma, questa è la visuale un po' più da vicino, diciamo. Esatto. Qualche particolare, sì. Esatto. Sostanzialmente appunto una Coloni C4, ecco. Sostanzialmente sì, non so dirti, forse lo sai meglio tu di me, se montava probabilmente già il motore JAD anche questa vettura, perché l'anno prima ricordiamo che questa vettura, il Coloni C4, aveva corso con motore Ford. Sì, aveva assolutamente, ecco, adesso vediamo anche Bertaggia, diciamo, il casco di Bertaggia, che purtroppo non guidò mai questa vettura, esatto, nella sessione ufficiale. Però insomma può guidarla qui virtualmente volendo anche Alex Caffi. Volevo giusto chiederti se si poteva introdurre il pilota, infatti, nell'immagine che gira. Anche il casco di Caffi, inconfondibile, infatti. Sì. E comunque sì, confermo che aveva un motore JAD, assolutamente, la C4B, mentre invece la C4 no, quella dell'anno precedente. Sì, esatto. Possiamo magari fare un... Sì, così si vede benissimo. Ok. La vettura, sì. Mi hai detto appunto di avere riservato una cura speciale nella realizzazione della tua Andrea Moda S921. Su quali particolari della monoposto hai lavorato di più? Non so se vuoi farmi vedere qualche immagine appunto della S921 che già intravedo alle tue spalle, peraltro, oltre alla tua t-shirt dedicata. Esatto, allora... Ti condivido nuovamente lo schermo. Certo, un lavoro certosino, possiamo dire, nella realizzazione. Io amo molto i particolari, mi piace fare le cose bene, cerco di farle sempre bene. Mettiamo una presentazione, così la puoi vedere. Puoi vedere, non so se la vedi scorrere. Sì, la vedo scorrere benissimo. Allora io amo tantissimo i particolari e in genere mi piace curare le cose. Devo dire che in genere in tutte le vetture lavoro con massima attenzione, forse in questa, non so, ci ho messo un pochettino di passione in più. Colpa tua e dei video che hai fatto probabilmente. E niente, cosa dirti, man mano che passavo le ore su questa vettura mi rendevo conto sempre di più di quanto fosse bella. E non è una McLaren, non è una Williams, però non sarebbe stonata davanti insieme a vetture come Williams, McLaren o Ferrari, proprio per la sua bellezza. Poi è comprensibile, una nuova squadra una squadra che arriva in Formula 1 senza grandi risorse, ovviamente non ci si poteva aspettare grandi cose, però penso che una base ci fosse.
Sì, era anche una buona base, cioè da quel vecchio progetto BMW, ricordiamo, poi con la Sinter di mezzo che poi arriverà successivamente in Formula 1 nel 94, quindi un paio d'anni dopo l'Andrea Moda. Esattamente, anche la Sinter che poi che arriva nel 94, per me anche quella è una bellissima vettura, quindi Sinter probabilmente le sapeva anche fare le macchine. Sulla domanda che mi hai fatto, le parti su cui ho lavorato di più, in realtà non c'è una parte in cui ho lavorato di più, ho lavorato un po' su tutto, sulla carrozzeria, sulle parti interne della vettura, il motore, il cockpit. Più che altro quello che è stato un po' difficile è reperire su internet delle buone immagini, perché ovviamente non era una macchina molto fotografata, quindi piuttosto rara, diciamo. Esatto, rispetto a tante altre vetture come poteva essere la Williams o la McLaren o la Ferrari, di fotografie di questa vettura ce ne sono ben poche. La difficoltà è stata quella. Si vedeva anche poco in pista, possiamo ricordare, quindi non era così facile da intercettare. Si vedeva poco in pista anche nella realizzazione poi delle stesse livree. Ti faccio vedere questa che probabilmente non trovi. Molto particolare. Esatto, questa livrea con questa scritta Aldo. È un'ipotesi la mia. Siccome cercando su internet questo logo richiama una ditta di scarpe, e quindi Sassetti, essendo comunque proprietario di un'azienda che faceva scarpe sostanzialmente, se non vado errato, giusto? Magari, non so, poteva essere una sua succursale, non so cosa dirti. Sì, ricordiamo appunto, Sassetti era leader, aveva questa azienda leader nel settore calzaturiero nelle Marche. Esatto, quindi questo logo potrebbe essere una succursale, una sottomarca, non so dirti. E ho avuto la fortuna di trovare un video, tra l'altro con qualità veramente molto bassa, ma nonostante ciò, dove nelle prequalifiche a Montreal, un video che potrai trovare anche tu, si vedono passare alcune vetture, tra cui anche l'Andrea Moda, e sono riuscito a fare uno screenshot a un passaggio della S921, quindi sono riuscito a capire quali fossero i loghi, tra cui anche questo sponsor. E tra l'altro si sposa molto bene, a mio parere, con la livrea dell'Andrea Moda, questo Aldo. Assolutamente sì, no, una macchina veramente fantastica. Ma in quali campionati virtuali vedremo girare appunto la bellissima Andrea Moda S921 realizzata da ASR Formula? Beh, a questa domanda non so risponderti in maniera esplicita. Diciamo che io solitamente non vado molto ai campionati. Sono sicuramente stato un ex pilota virtuale, nel senso che ho partecipato a diversi campionati, anche con monoposto da me create, però ti dico, non è una parte che seguo più il discorso dei campionati virtuali, mi dedico ormai a creare vetture e lascio che siano gli altri a godere delle stesse. Quello che ti posso dire è che con la stagione 91 ci sono stati dei campionati, so che alcuni organizzatori del Sim Racing hanno creato dei campionati, e certamente se ce ne saranno anche con questa stagione 92, che come ho detto prima ti ricordo ancora work in progress, perché le vetture non sono, abbiamo più di metà griglia già pronta, ma mancano ancora delle vetture da completare, e sicuramente quando ci saranno dei campionati virtuali magari te lo farò sapere. Certo. Ma quanto tempo hai impiegato per riprodurre l'Andrea Moda S921 di Roberto Moreno e Perry McCarthy? Quante ore di lavoro al computer ci sono dietro? Allora, sono tante le ore di lavoro, nonostante il fatto che, qui voglio aprire una parentesi, questa stagione del 92 era già stata creata in passato su un simulatore vecchio, R-Factor 1, insieme a me e un ragazzo di nome Paolo, che non è altro che colui che ha creato la maggior parte di questi modelli.
ed è colui che mi ha anche insegnato a modellare le vetture. Quindi partiamo comunque da una base già esistente, anche se il modello 3D ovviamente era vecchio, perché concettualmente nel 2013 i videogiochi non richiedevano una cura e dei particolari come oggi. Ti ricordo che oggi con la realtà virtuale chi guida con un caschetto, quindi con la realtà virtuale, hai comunque la necessità di avere un dettaglio dell'interno dell'abitacolo assolutamente fedele a quello originale, quindi questa è una cosa veramente molto importante che non va tralasciata come si faceva magari un tempo. E più o meno ho calcolato tra aggiornare il modello 3D, tra ricostruire tutto l'interno motore, tra la creazione del cockpit, la dash, la creazione delle livree, delle texture, eccetera, eccetera, penso di averci messo un paio di mesi. Quindi questo è un po' il tempo necessario che ci va per, ovviamente, riuscendo a dedicare delle ore abbastanza importanti, ma ovviamente non è che passi tutta la giornata sulla vettura, no? Chiaro, chiaro. Diciamo un paio di mesi, ecco. Esatto, sì, un paio di mesi in questo caso. In altri casi in cui il modello deve essere ricostruito totalmente da zero, ci metti anche un mesetto in più. È stato divertente affiggere tutti quegli sponsor sull'Andrea Moda S921, perché io ricordo che all'inizio del 1992 appunto la creatura di Sassetti ne aveva parecchi di sponsor. Non so se vuoi farmi vedere altre versioni della sì, dunque la macchina gira ancora, la vedi ancora, sì. Ti faccio vedere, questa è la livrea, la prima livrea della S921, la livrea che è stata utilizzata al Gran Premio del Brasile. Quindi l'esordio della squadra, esatto. Per meglio dire della S921. Esatto, ci tengo a dire una cosa, a me rilassa molto creare le livree, anche perché c'è prima anche uno studio e una ricerca delle stesse, per quelle che venivano utilizzate nei vari Gran Premi. E purtroppo spesso e volentieri gli sponsor non li trovi, in quanto molti non esistono più, sono aziende che magari non esistono più, o magari le aziende stesse hanno aggiornato i loro loghi, no? Quindi magari trovi il logo di oggi ma non quello degli anni 90, e quindi in questo caso un'altra delle cose che mi piace molto fare è replicare lo stesso logo, quindi andando a ridisegnarlo completamente da zero. Mi piace anche, sottolineo il fatto di applicare una certa attenzione anche sul font dei numeri. Ogni vettura aveva un font particolare, quindi la mia fortuna è stata quella di trovare il font corretto e giusto, che puoi vedere anche sulla maglietta. Sono gli stessi loghi che gli stessi font che io ho utilizzato per la vettura virtuale e che poi ho utilizzato per fare questa bellissima maglietta dedicata a entrambi i piloti e alla scuderia in questione. E poi questa è la livrea del Gran Premio di Spagna, quindi okay. Come puoi vedere cominciano ad arrivare sempre più sponsor. Quella, diciamo, della famosa scena di McCarthy fermo all'uscita della pit lane. Esattamente, quella è un'immagine iconica molto, molto famosa. La livrea Round 5 è stato il Gran Premio di Imola, quindi ecco. Si aggiunge ancora qualche altro logo. Round 6, la famosa LS che ha corso a Monte Carlo, dove si qualificò Roberto Moreno. La 7 l'abbiamo vista, il Gran Premio del Canada, dove purtroppo la vettura fece solo le prequalifiche. Poi mi è dispiaciuto, man mano che andavo avanti toglievo loghi. Quindi, certo, man mano, sì. Esatto, questa praticamente... Arrivano con gli sponsor. Esatto, questa è praticamente tutta nera con qualche piccolo sponsor qua e là sull'alettone posteriore.
Insomma, ho fatto un po' quello che ha fatto Claudio durante, nella realtà, andava a togliere gli sticker man mano che andavano. È molto, molto bella anche in purezza, devo dire, con lo sponsor anche della Regione Marche, se vogliamo farlo scorrere. Esatto. Vedo che sta scorrendo, infatti. Sì, c'è quel Matricardi, Industria Regione Marche, e poi l'ultimo Gran Premio, quello di Spa, dove appare ancora anche la scritta Andrea Moda sul front wing, e niente, questa è stata, diciamo, l'ultima livrea che abbiamo visto su questa monoposto. Certo. Nonostante il fatto che siano stati tolti i loghi, rimane comunque una macchina meravigliosa. Sì, anche in nero, bisogna ammettere, è molto affascinante ugualmente. È elegante, molto elegante. Certo. Andando poi sempre sul punto del discorso Andrea Moda, come hai fatto a riprodurre la sonorità del motore V10 JAD, appunto della S921? Allora, qui dovrebbe rispondere Simone, che è un mio carissimo amico innanzitutto ed è uno dei miei collaboratori, colui che si occupa di sound. Quindi la domanda sarebbe da fare a lui, ma ti posso rispondere perché so esattamente come ha fatto. In genere fare i suoni di queste vetture non è molto semplice, è abbastanza complicato perché a differenza di oggi che puoi trovare qualsiasi suono delle vetture odierne su internet, trovare i suoni di queste macchine è praticamente impossibile. Lui ha avuto la fortuna di trovare un video della Dallara 191 che montava motore JAD ed è riuscito a campionare una buona parte di suoni. Ovviamente non tutti, per cui ha dovuto utilizzare dei suoni che aveva campionato della Williams FV14 e ha fatto, diciamo, un remix. E penso che alla fine sia venuto fuori un ottimo lavoro, perché il sound credo ci somigli abbastanza, non solo perché conosciamo bene la sonorità del motore JAD, però diciamo c'è anche un piccolo estratto di video, credo proprio a Spa, dell'Andrea Formula. Purtroppo si sente soltanto esteriormente, quindi dalla visuale esterna, e si sente insomma questo timbro del JAD. Poi tecnicamente i campioni vengono importati all'interno di un software dedicato dove il suono viene equalizzato, dove viene montato, e poi sempre da questo software viene esportato nel formato del gioco. Ho capito. Parliamo un attimo del cruscotto dell'Andrea Moda S921. Sì. Mi hai raccontato che non è stato semplice trovare un riferimento fotografico, per così dire, per realizzarlo nel modo più fedele possibile. Come è andata a finire questa storia? Allora, vorrei farti, se riesco, uno zoom, anzi, più che uno zoom su questa vettura, ti vorrei far vedere magari un paio di fotografie. Allora, c'è una foto che è in serbo per chi ci sta guardando, appunto, di Angelo Orsi. Esatto. Eccola qua. Questa. Esatto. Allora, questa la vedi? Okay. Sì. Sì, una foto di Orsi, una fotografia che io assolutamente non sono riuscito a trovare su internet. Ho lasciato l'abitacolo proprio l'ultima cosa da fare, proprio perché non avevo assolutamente materiale. E per questa foto, oltre a ringraziare Orsi, devo ringraziare te, perché quando ci siamo sentiti sei stato tu a fornirmela. Quindi in un certo senso hai collaborato per la realizzazione di questa vettura e nello specifico nella realizzazione del cruscotto in maniera abbastanza fedele. Questa, come vedi, è la fotografia, e ti mostro invece un'immagine del cockpit virtuale. All'interno della vettura qualcosa si vede, sì, se possiamo andare un po' più in dettaglio anche. Ok, adesso frontale, sì. Così frontale, oppure vediamo se riesco a condividerti. Vediamo se riesco a condividerti un'immagine un pochettino più chiara.
Sì, qualcosa si vede, diciamo. Poi lì nascosto sulla destra vedo, si intravede il cambio manuale della S921. Esatto. Devo toglierti questa condivisione. Nel frattempo vorrei chiederti un'altra cosa, ovvero che Andrea Moda sarà a livello di prestazioni quella che hai realizzato? Mi spiego meglio, potrà battagliare per esempio anche con la Williams FV14B di Mansell e Patrese, che era la vettura regina della Formula 1 nel 92, oppure avrà i suoi limiti? Purtroppo avrà i suoi limiti, perché adesso ti spiego meglio. Vediamo, per concludere quello che mi hai chiesto prima e poi ti rispondo alla domanda. Vediamo se riesco a farti vedere ancora un po' in dettaglio il microscotto. Ok. Aspettiamo questa immagine della dashboard famosa. Ok. Qualcosa si sta muovendo, ecco, sì, adesso sì, decisamente. Poi magari se riusciamo la facciamo vedere anche in gioco col funzionamento anche della parte analogica. Vedo qualche bottone, qualche pulsante. Esatto. Ok. Sì, allora, no, purtroppo non sarà possibile battagliare con una Williams, perché benché io abbia in un certo senso sviluppato una fisica... La base, diciamo, della fisica è un po' la stessa per tutte le vetture, perché per semplificare ovviamente diciamo che bene o male le macchine erano abbastanza simili fra di loro dal punto di vista della meccanica. Poi è ovvio che alcune vetture potevano essere un po' più raffinate, come poteva essere anche la Williams, aveva le sospensioni attive, eccetera, eccetera. Quindi di base sì, la fisica è abbastanza simile l'una dall'altra, però poi se andiamo a vedere i cavalli o comunque le specifiche tecniche delle vetture, io ho cercato di associare a ogni vettura le loro caratteristiche. Quindi nel caso specifico dell'Andrea Moda abbiamo 680 cavalli contro i 700, non ricordo, 60, 760 cavalli della Williams, quindi tecnicamente è impossibile. Ci sarà una differenza che verrà mantenuta tra le... C'è una differenza che verrà mantenuta. Io ho anche provato guidando a stare dietro l'intelligenza artificiale ed è veramente difficile stare dietro una Williams. Dopo un po' ci vuole secondo me un'impresa alla Moreno e anche di più. Esatto, sì, ci va... Sicuramente ci sono piloti virtuali che vanno forte nonostante il mezzo sia poco performante. Poi ti posso dire, in caso di campionati online è possibile andare a modificare questo aspetto, quindi rendendo le vetture esattamente uguali, e questo è un aspetto che di solito curano gli organizzatori dei campionati. Però a me piace, a noi, tutta la squadra, che i ragazzi anche che lavorano con me, a noi piace comunque realizzare le macchine in maniera abbastanza fedele, quindi se l'Andrea Moda non si qualificava sarà difficile che lo faccia pure virtualmente. Quindi manca quel gocciolino di performance, come direbbe il meccanico Claudio Esatto. Gasparini. Sì, un gocciolino di sviluppo. So che hai realizzato anche i caschi di Moreno e McCarthy, quindi i piloti dell'Andrea Moda Formula nel 1992. Permettimi una Naturalmente. domanda. È stato più semplice che realizzare la monoposto? Non so se vuoi farmi vedere intanto i due caschi in cui si intravedono i volti dei piloti. Ovviamente è stato più semplice. Di solito creare i caschi ti porta via poco tempo. È una cosa che amo fare, perché penso già a scuola, durante le lezioni, disegnavo i caschi dei piloti di quegli anni. È una cosa che mi ha sempre affascinato, ma più che altro per l'originalità dei caschi. Oltre a essere ben riconoscibili, davvero ognuno aveva la sua identità, anche il casco aveva la sua identità. Questo
Questa era una cosa che mi piaceva tantissimo in quegli anni. Oggi adesso a disegnare quelle dei piloti attuali sarebbe un po' più noioso, tra virgolette. No, beh, è certamente complesso. Sì. È certamente complesso. Ho fatto qualche anno fa una mod della GP3 e con tutti questi piloti che avevano tutti questi caschi veramente complessi da disegnare, ma alla fine secondo me abbastanza anonimi. Troppo complessi direi per quello. Esatto, e più che altro direi anche un po' pasticciati, perché ci mettono sopra di tutto di più. Questi erano veramente semplici e allo stesso tempo avevano la loro identità. Qui non so se stai vedendo il casco di Moreno. Sì, sì, si vede benissimo. Ora abbiamo McCarthy. Questo è il casco di McCarthy. Una visione frontale, se possibile. Esatto. Qua, un po' più. Esatto, questo è... Insomma, sono riuscito a trovare anche una fotografia un po' sorridente di Moreno, e un aspetto che mi piace anche molto curare è il fatto che si possa vedere, intravedere il volto del pilota attraverso la visiera. Eccoci. Quindi qua, sostanzialmente, diciamo, all'interno del casco c'è un 3D generico al quale poi viene applicata una texture del pilota. Ho capito. Pensi che a Patron Sassetti piacerà il tuo omaggio virtuale all'Andrea Moda S921? Si vede chiaramente che ci hai messo l'anima e il cuore per realizzarla. Beh, lo spero. Io lo sarei fossi in lui, certamente. Che dirti? Per me parlare di Andrea Moda, e se ne parla, perché abbiamo visto che se ne parla tantissimo, il fatto di aver realizzato, mi metto nei suoi panni, quindi il fatto di sapere che esiste anche un Andrea Moda virtuale, creata certamente con passione, perché ammetto di averci messo veramente cuore e anima per realizzare questa vettura. Quindi penso che possa essere contento, senz'altro. Invece, con un po' di fantasia, ti piacerebbe far provare l'Andrea Moda virtuale su un simulatore ai piloti veri dell'epoca, cioè Moreno e McCarthy? Ma credo senza troppa fantasia. Oggi è possibile farlo, quindi basta... Posso dirti questo? Noi abbiamo avuto dei contatti con altri piloti dell'epoca. Te ne cito un paio, Blundell piuttosto che Johansson, o anche lo stesso Bruno Senna, che comunque è appassionato delle nostre vetture. Oggi devo dire che molti piloti del passato e anche quelli presenti si stanno dedicando a questo nuovo, diciamo, ambiente del virtuale, no? E per cui sarebbe anzi bello e interessante far provare a Moreno e a Perry la nostra vettura. Poi, permettimi una battuta, visto che tu hai intervistato McCarthy, puoi dirgli che questa Andrea Moda virtuale è una bomba, non si rompe mai e può correre anche con tutte le gomme slick a sua disposizione. Benché anche le wet sono disponibili, però. Perché in effetti era un po' dubbioso sul fatto di tornare eventualmente a guidare nuovamente la vera Andrea Moda, Perry. Ma questa sicuramente potrebbe piacergli di più. A questo punto vorrei chiederti se è possibile godersi un giro dell'Andrea Moda virtuale, magari a Monte Carlo, visto che sono trascorsi proprio in questo periodo i 30 anni dalla mitica impresa di Roberto Moreno, che riuscì appunto a qualificare la sua Andrea Moda S921 a Monaco nel 1992. Certamente, ti faccio vedere molto volentieri un giro in pista di questa macchina. Così festeggiamo idealmente questo traguardo, possiamo dire, che Roberto riuscì a ottenere. E riuscì anche, ricordiamo, a percorrere 11 giri di gara prima di avere un problema tecnico con la sua S921, che entrò per la prima e unica volta in una griglia di partenza di Formula 1. Esatto. Non so se vedi Ora abbiamo, sì, la condivisione. Dettaglio della vettura. Questo è rigorosamente la livrea che corse a Monte Carlo. Non so se senti anche il suono o no? Al momento no. Al momento no, quindi... Ci vuole la condivisione del suono, credo. Esatto, esattamente. Allora, perdonami. Che manca. Lo faccio subito.
così sentiamo un po' di sonorità appunto del famoso motore JAD che equipaggiava l'Andrea Moda. Ok. Siamo. Vedo la vettura. Vediamo se riusciamo a far partire un giro. Aspetta, ho sbagliato la Monte Carlo, purtroppo in questa Monte Carlo non c'è la IA, perché la faccio girare con la IA, quindi devo nuovamente rifare. Sì, così facciamo crescere un po' l'attesa, come ancora, si può dire, in chi esatto, ci guarda. Esattamente. Ok, condividi lo schermo. Adesso ci siamo, Perfetto. Adesso riparo la presentazione. Stiamo uscendo dai box. Puoi commentare se vuoi il giro. Volevo apprezzare un po' questi momenti, lasciando appunto in silenzio questa fase, solo col rumore del motore. Faccio magari uno zoom su alcune visuali. Anche dal casco del pilota, così vediamo meglio la pista, secondo me. Eccoci. Si vede molto bene la strumentazione, tra l'altro, dell'Andrea. Sì, da questa visuale si vede abbastanza bene la strumentazione. Si nota anche la mano di Moreno quando va a cercare il cambio, no? Sulla destra. Esatto, sì. Questo è il suo famoso giro in cui riesce a qualificarsi. Molto caratteristico l'ingresso nel tunnel, ricordiamo, di Monte Carlo, pista unica che ultimamente si parla un po' di Monte Carlo come di un tracciato che in molti vorrebbero togliere, no, dal calendario, anche se rimane iconico a mio parere. Molto sì, è certamente una pista molto... Perdonami, si è molto piantato. Molto bella questa visuale dell'Andrea Moda frontale, no? Aspetta, non so che cosa è successo. Si è un attimo bloccato, ma abbiamo visto. Possiamo tornare in trasmissione. Ecco, perfetto. Tanto abbiamo visto un po' quella che è la situazione. Non so cosa è successo, perché per un attimo credo che sia sparito. Non so se c'è stato un problema di collegamento. Siamo ancora... Sì, assolutamente. Ho visto anche l'Andrea Moda frontalmente, quindi penso che abbiamo visto qualcosa di un po' più dettagliato. Ecco. C'è stato un piccolo problema tecnico, vabbè, questo può accadere. Volevo chiederti, qual è il tuo parere sul mondo delle simulazioni virtuali di motorsport? Secondo te è un settore in crescita che attira sempre più appassionati o meno? Allora, certamente è un settore in crescita, lo sto vedendo già da qualche anno. Crescono anche parecchio le aziende che si occupano di fornire hardware di un certo livello ai piloti virtuali. Quello che posso dirti, esistono tante comunità, esistono tante piattaforme. Io ho fatto parte anche di una piattaforma famosa, iRacing, che è una piattaforma americana, dove so per certo che corrono anche piloti famosi, sia dell'epoca, sia piloti attuali. Per cui diciamo che oggigiorno questo genere di attività è sempre più costante. Appunto vedo piloti virtuali, quelli di oggi sicuramente sono piloti che sono un po' cresciuti anche con la PlayStation, quindi per loro è abbastanza normale approcciarsi al mondo virtuale. I piloti di un tempo qualcuno lo fa, posso citarti anche dei nomi di persone che ho anche conosciuto, come Fisichella, Fisichella sì, l'ho conosciuto, non ho conosciuto altri piloti come Barrichello, come Montoya, ma li ho anche incontrati a volte in qualche server su iRacing, quindi è un aspetto che sta crescendo veramente tanto e sta dando anche, come ti dicevo prima, lavoro ad alcune aziende che non solo forniscono hardware, ma molte di queste anche postazioni di un certo livello, proprio postazioni racing.
Perché secondo te, nonostante appunto questo interesse che possiamo definire crescente, nel periodo in cui un po' in tutta Europa eravamo, insomma, passavamo da un lockdown a un altro per ovvi motivi di Covid, la FIA o chi per essa non è riuscita a mettere in piedi un campionato del mondo virtuale con tutti i piloti professionisti reali della Formula 1? Secondo te sarebbe stata un'alternativa interessante in attesa di vedere qualcosa di concreto in pista, magari? Ma secondo me, onestamente, ti dico di no, perché allora, innanzitutto non penso che i piloti secondo me i piloti loro vogliono scendere in pista, hanno bisogno del contatto con la vettura. Quindi per me era una cosa abbastanza, ma non penso neanche che la FIA gli fosse passato per l'anticamera del cervello un'idea del genere. Quello che posso dirti è che esistono piloti sotto contratto con le vere scuderia, con le vere scuderie, per effettuare campionati virtuali ufficiali. Quindi la FIA organizza attraverso il gioco della Codemaster, che è il gioco ufficiale di Formula 1, organizza tutti gli anni dei campionati virtuali. Al tempo, diciamo, dei lockdown, poi tanto si sapeva che da lì a poco, bene o male, i Gran Premi sarebbero ripartiti, quindi era un po' da pazientare, ecco, diciamo. Esatto. Però diciamo che proprio in quel periodo ricordo anche che ci sono stati degli eventi con dei piloti veri. Ricordo non tutti però hanno partecipato. Sì, non tutti. Ricordo un evento particolare su R Factor 2 dove corse Alonso, Montoya, Van Dorn, alcuni piloti reali che hanno fatto questo evento. Loro penso che ogni tanto si possono anche divertire, ma quando c'è da scendere in pista realmente è tutto un altro discorso. Un'altra cosa, ma è vero secondo te a tal proposito che i piloti professionisti hanno più chance di ben figurare con un simulatore di guida rispetto magari a un appassionato che però è un neofita? Ma su questo ho anche una piccola esperienza. Non tutti i piloti virtuali sono predisposti per il mondo virtuale. Ricordo un Raikkonen, secondo me, non ne vuole sentire proprio parlare. Altri, secondo me, sono portati, ma nello stesso tempo hanno anche delle capacità in più, secondo me, rispetto a quello che può essere un pilota virtuale. Io ho avuto l'esperienza di correre insieme a Fisichella all'interno di un server su iRacing. Fisichella non aveva mai preso in mano un volante su iRacing e nonostante ciò, io insomma ho corso su iRacing per circa 10 anni, quindi una certa esperienza come pilota virtuale ce l'ho, e niente, Fisichella dopo 2 o 3 giri ha cominciato a darmi 2 secondi. E quindi penso che l'esperienza di un pilota reale riesce a portare all'interno del simulatore quell'esperienza che ha e andare comunque forte. Notavo effettivamente una differenza di traiettorie, quindi il fatto di essere sempre stato convinto di prendere le traiettorie nel modo giusto, in realtà non è così. Questi piloti qui hanno qualche segreto, hanno qualcosa in più al loro arco, sì, sì, diciamo. Sì, sì, esattamente. Da appassionato, invece, come valuti la stagione dell'Andrea Moda nel 1992? Per me, devo dire, incarna un po' la volontà molto italiana di provarci sempre con i mezzi che si hanno a disposizione. Tu come la pensi al riguardo? Ah, la penso come te. Mi è dispiaciuto. Ricordo all'epoca avevo 19 anni, chiaramente seguivi Ferrari, seguivi Senna, seguivi insomma il campionato che c'era in lotta fra Senna e Mansell, però un occhio di riguardo lo abbiamo sempre avuto per le scuderie italiane, la Dallara piuttosto che la Minardi e in questo caso l'Andrea Moda. Quindi comunque il fatto di averla poi persa durante la stagione, ricordo che mi dispiacque molto. Oltre ad aver perso una scuderia italiana, avevi perso anche una delle macchine più belle. Ci speravi tante volte che si potesse qualificare per vederla in pista.
È stato comunque anche, direi, un orgoglio italiano, se vogliamo, no? Poi, per tutto quello che è successo, chiaramente dispiace, sarebbe stato bello vederla un po' più protagonista. Chiaro. Adesso c'è anche un documentario in fase di lavorazione, ricordiamo, proprio in questi mesi, diciamo, già da un po' di tempo, a dire il vero. Sono veramente molto molto curioso di vederlo. C'è poi una curiosità relativa all'alettone posteriore dell'Andrea Moda, la tua Andrea Moda, sulla bandierina. Mi avevi già spiegato qualcosa, che avevi un dubbio. Ah, sul colore del... Sì, nel logo, come puoi vedere, c'è... nella E ci sono dei colori. Nella ricerca, stranamente, ho trovato... Qui ci sono tre colori, bianco, rosso e verde. Cercando su internet, al posto del verde trovavo sempre il blu. E guardando anche alcune magliette che vendono online dell'Andrea Moda, c'è questo blu, ma in realtà devo dire che dalle fotografie che ho trovato, in realtà il colore è verde. Quindi mistero risolto, possiamo dire. Mistero risolto, esatto. Ok, te la butto lì per concludere. Perché in futuro non realizzi magari un omaggio all'avventura in America dell'Andrea Moda nel 1993, visto che, terminata l'esperienza in Formula 1, sponsorizzò un team in Formula Indy, l'Euro Motorsport di Antonio Ferrari, che aveva appunto una livrea nera sostanzialmente. Questa cosa la so grazie a te, nel senso che non sapevo assolutamente che Sassetti l'anno dopo avrebbe poi sponsorizzato una Formula Indy. Allora, diciamo che mi hai dato uno spunto, non ti garantisco nulla, perché dopo la stagione 92 abbiamo in progetto altre cose, però non si sa mai. Insomma, potrebbe essere il completamento di un lavoro dedicato a questa scuderia, quindi C4B, S921 e magari che ne so, in futuro si potrebbe vedere di fare questa Indy. Ma ripeto, non ti assicuro nulla. Infatti, staremo a vedere come procede il tutto. Allora, Alessandro, io ti ringrazio molto per essermi Grazie intervenuto e alla prossima. a te. Ti ringrazio e un saluto a tutti.